Siamo con Gigi Lusini, fotografo e grande ondaiolo. Con lui indagheremo il rapporto fra il palio e le fotografie. Quindi gli chiederemo subito: come mai il palio è così, come dire, al centro dell'attenzione dei fotografi di tutto il mondo? Ma io spesse volte ho detto che il palio sembra essere nato apposta per i fotografi, no? Perché c'è un po' tutto, c'è azione, movimento, colore, tutto quello che serve per un soggetto interessante, oltre il folklore, insomma, così. E la cosa, diciamo, che fa pensare subito al palio è il cambiamento negli anni, prima degli anni 2000 e dopo gli anni 2000. Questo è veramente il valico che divide i due tipi di fotografia che in qualche modo si riferiscono al palio. E cos'è cambiato questi anni 2000? Perché comunque poi è cambiato il mondo, è cambiato anche il rapporto fra la foto e il palio. Sì, sì, in effetti la massificazione delle immagini. Oggi te pensa che un telefonino costa tre volte quello che costava prima una macchina fotografica buona, no? Diciamo, per fare le fotografie prima degli anni 2000. E il numero esagerato di fotografie che viene fatto, di fotografie, porta a un'ignoranza fondamentale, profonda, del linguaggio fotografia. Nel senso, fa un esempio, oggi tutti hanno la penna. Però non è che tutti sono scrittori, no? Invece prima chi in qualche maniera faceva le fotografie, in qualche maniera doveva essere un po' fotografo, più o meno, perché te pensa che te facevi delle fotografie, se ne parlava anche l'altro giorno, e molte volte chi faceva per esempio le diapositive le vedeva dopo 20 giorni, un mese, che adoperava il Kodachrome. Ora te fai un filmato a scatto singolo, ora addirittura tra poco con queste macchinone anche 4K, quindi non ti frega niente di fare lo scatto singolo, fai un filmato di 10 minuti, poi prendi le fotografie, le stampi oppure le fai vedere e dici: queste fotografie le ho fatte io. No, te non ha fatto niente, cioè hai tenuto una macchina e che ha fatto le fotografie, perché scegli il lato. Mi viene un esempio per tutti, molti conosceranno anche il nostro carissimo collega e amico fotografo qui davanti, la fotografia del canapè e casca che io ho fatto negli anni 80, perché era la fotografia più copiata del palio. E quella lì, per fare una fotografia in quella nera, a me ci è voluto 4 o 5 anni per beccare quella, perché l'ha pensata, andare a farla non veniva, aspettavo la luce e il palio dopo, la rifacevo, non veniva, poi finalmente un palio, il cavallo primo parte un po' in ritardo, questo canape, sì, che ora è stata studiata anche per far vedere che il canape, no, e cascava anche a quel tempo. Ora, vedrai, te va lì, la luce va sempre bene, perché se anche c'è uno accende la sigaretta in mezzo a piazza, con queste macchine nuove che sono, per carità, io insegno anche Photoshop, sì, che voglio dire, non è che, anzi, anche ai professionisti Photoshop, vero? Questa è una cosa, per cui, però è un'altra maniera, quindi non è fotografia, è più televisione, diciamo. Quindi oggi la televisione, che è troppo volgare perché racconta ogni secondo, diciamo, in qualche modo viene un pochino onorata dal fatto che ancora non si fa solo filmati, anche se ha visto su Facebook, ora si vede più filmatini che quando succede qualche cosa prima. Quindi la fotografia viene parificata al video e ci perde. Ecco perché vale meno la fotografia nel tempo del digitale, perché perde sempre la competizione con il video. E cosa vuole dire essere fotografo essendo contadaiolo, quindi vivendo anche dei momenti di giubilo altrui, di dolore anche propri? Dunque, a parte io sono un fotografo abbastanza anomalo, perché io mi ci diverto a fare fotografie, sicché voglio dire, mi sono sempre divertito, ho sempre pensato, era una maniera di... Io scrivicchio, no? Era una maniera per aumentare la potenzialità comunicativa di quello che scrivevo, e qualche volta mi metti una scimmia alla macchina da scrivere, mi è venuta anche qualche fotografia belloccia. Però ripeto, io sono un fotografo istintivo, perché magari ci penso 2 anni per fare una fotografia. Quindi questo, perché dico questo qui? Perché io, essendo un fotografo anche, diciamo, di quelli un pochino fascinorosi quando ero più giovane e così via,
qualche volta voglio dire, sono andato anche a fare, come si dice, a discutere, no? Perché a fare cazzotti non è politicamente corretto, con le macchine, quindi addirittura le guardie mi hanno riportato dei pezzi delle mie macchine, cioè, questo non può essere che tu, c'è scritto Leica, non è che c'era scritto Canon, c'era scritto Leica, mi spiego? E cioè questo deve essere tuo, perché con questi troiaini di macchinine che le fai te e basta. Per cui ecco, il fotografo molto probabilmente è stato un pochino salvifico del contradaiolo, perché io se no non reggevo più, cioè io lo sentivo purtroppo sia la tensione sia anche, ero un pochino fumino come a quel tempo, ora la gente le chiama magari in discoteca, io le chiamavo quando c'era da litiare, insomma, no? Così. Per cui ecco, probabilmente ha trasportato questa vista, questa cosa un po' nella fotografia, e è bellissimo, è una fotografia dell'arrivo, mi sembra dell'85, in cui io fotografo l'arrivo. E quindi primo, perché ero anche uno che rompeva coglioni, quindi ero sempre davanti a quell'altro, perché fotografando con i grandangoli e così via, io per fare l'arrivo io l'ho sempre fatti veloci, devo dire, e andavo all'ultimo momento, andavo davanti, no? Ora non c'è bisogno con gli zoom, ma io fotografavo la Leica, quindi lo sta lì. Allora arrivo. C'avevo la Super Wide, mi ricordo, perché è bene interessante. Poi l'arrivo e poi mi metto a piangere, cioè si vede le fotografie, che è vero, io sono in primo piano, e poi lascio la macchina e mi metto a piangere così. Quindi la fotografia mi aveva tenuto fermo, e poi però quando ho visto mi sono reso conto, però non c'è contraddizione, perché ti ricordo, non la voglio fare lunga, che solo uno che... Oggi amare il Palio non è una grossa cosa, perché il Palio è come la politica, è un po' autoreferenziale, e quindi voglio visto, no? I politici non è che fanno la roba per noi, parecchio per rimanere dove sono. Nel Palio spesso si sente dire che i dirigenti fanno un po' in questa maniera, insomma, quindi cercano il consenso ad ogni costo, e così. Quindi il Palio è un pochino meno vero, ma voglio dire, il tempo cambia, passa tutto, sicché è normale che sia così. La fotografia è uguale. Prima la fotografia te la dovevi pensare, perché dovevi pensare a come viene. Ora invece la bravura, e ci sono bravi, voglio dire, è interpretare il mezzo che hai, perché questi sono mezzi che puoi fare tutto. Ti prendi una cosa a 100 metri, a 200 metri, te la tieni a fuoco, e te la attaccata a 10-12 fotogrammi al secondo, quindi devi controllare un oggetto diverso. Wilhelm Fluss però ha detto negli anni 80, non sospetti, ci sarà il rischio che dietro a un fotografo ci sarà sempre una macchina fotografica. E che foto vorrebbe fare a luglio, per questo Palio di luglio? Perché io, siccome, ora questo vuol dire, ma tanto, io penso di aver fatto quasi tutto quello che serviva del Palio, perlomeno a me, no? E dico sempre agli amici, spero mi vogliano un po' bene, perché non ho mai negato magari qualche cosa a nessuno, che c'è solo da rifare in meglio quello che ho già fatto io. Io ora mi ridedico al Palio, diciamo, non al Palio come festa centrale, la corsa e così via, ma tutto quello, ti fa un esempio, perché si sente sempre parlare che è una cosa molto laterale, però una delle cose più buffe e meno viste, per dire, no, ora, è quando portano via il mossiere e lo portano via appena ha dato la mossa, perché veramente è una cosa da le comiche, e quindi ho fotografato queste cose un po', e sto fotografando queste cose un po' laterali, e però in qualche modo in cui c'è, e qualcuno ci ha fatto anche qualche tesi, e quindi mi ha fatto piacere, in cui il rumore del Palio si abbassa e viene fuori veramente l'anima del Palio. Questo l'ha detto Alessandro Panni, lo dico, lo cito perché vale la pena. Beh.